per Bitonci, panni stesi sotto al salone, la corsa con i sacchi dell'immondizia, ieri sera la sagra del degrado per protestare contro il nuovo regolamento. Le ordinanze sono state promesse ai padovani in campagna elettorale e immediata la risposta del sindaco che ieri sera era in piazza per vedere con i suoi occhi cosa accadeva. Il governatore del Veneto Zaia tuona contro Italia la sanità annunciati da Renzi, vigileremo, promette Zaia, attendiamo fatti, non tweet. Schianto in corso Stati Uniti, muore sul colpo un'anziana, non avrebbe rispettato lo stop la sua auto travolta da un tir in corsa. Cerimonia davanti al monumento di Libeskind, Padova ricorda l'11 settembre con uno sguardo al futuro, uniti contro il terrorismo. Sabato il congresso provinciale della Lega Nord, sfida 3 per la segreteria, Giuseppe Pan scioglie le riserve, l'avversario più temuto, Gerry Boratto. Si sono svolti in Congo i funerali delle 3 religiose barbaramente uccise in Burundi, ne è rimasta una sola, ora la missione dei saveriani è a rischio. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Padova, siamo prontissimi in diretta con tutte le notizie più importanti della giornata. Iniziamo parlando della sagra del degrado che è andata in scena nelle scorse ore in Piazza delle Erbe, vediamo com'è andata. Signore e signori, è con grande piacere che vi invitiamo alla prima edizione della sagra del degrado! Sono qui perché sono studentessa. Io studio a Padova. Sono qua in segno di protesta. Per essere solidale con i ragazzi. Questa è la sagra del degrado, organizzata mercoledì sera in Piazza delle Erbe dalle associazioni studentesche e dal Centro Sociale Pedro. Un modo ironico per dire no alle ordinanze del sindaco Bitonci. La corsa con i sacchi della spazzatura è stata una delle attrazioni della serata. L'evento ha radunato decine di giovani tra curiosi e partecipanti all'ora dell'aperitivo. La sagra del degrado è nata dalla necessità di trasportare in piazza un qualcosa che evidentemente era troppo grande per essere solo una pagina Facebook. Nel gioco, nello scherzo, però manifestando la propria esigenza di differenza e di un altro modello. Penso che la protesta, se è fatta in questa maniera civile, va bene. Una manifestazione provocatoria, con Saia e Bitonci, ritratti come Mastroianni e la Ekberg mentre si fanno il bagno nella fontana, a Padova è proibito. Oppure i fili del bucato attaccati alle colonne del salone, contro il divieto di esporre la biancheria nelle case all'interno del centro storico. Molti hanno infranto poi il divieto di consumare alcolici lontano dai bar. Spero che qualcosa da noi, dal basso, venga fuori. Che sia in grado nei prossimi mesi di creare un'opposizione extra istituzionale rispetto a quella comunale. Anche per questo abbiamo deciso di rilanciare la settimana prossima un nuovo intervento, una nuova presenza di piazza, magari con altri mezzi, per tentare di costruire un ragionamento su una Padova diversa. Bitonci tira dritto per la sua strada e dice: i cittadini sono con me. In italiano. Four cats. Quattro gatti adesso. No, e allora adesso la battuta ci stava anche. Quattro gatti. Risponde così il sindaco Bitonci alla domanda sulla sagra del degrado andata in scena poche ore prima in Piazza delle Erbe. Il primo cittadino ha voluto verificare con i propri occhi la situazione. Io sono passato perché ero in moto ieri sera, quindi ecco, il casco era nero, quindi non mi hanno visto. Sono passato e mi sono fermato un attimo per capire. Le centinaia di dimostranti che sono state annunciate, io non le ho viste. Ho visto molti ragazzi con i bicchieri in mano, non la bottiglia, con il bicchiere che si bevevano lo spritz e magari lì attorno. Il sindaco si meraviglia del polverone sollevato sulle sue ordinanze. Sono quelle promesse ai padovani durante la campagna elettorale, precisa, e quando passeggio per strada mi fermano chiedendomi di tirare dritto per la mia strada. Più ci sono queste manifestazioni, più aumenta il consenso dell'amministrazione comunale, perché l'ordinanza e i regolamenti stanno facendo il giro d'Italia, tanto che ho decine e decine di sindaci che mi chiedono copie del regolamento e copie anche delle ordinanze. Quindi vuol dire che, insomma, questa è la strada giusta. Il 29 settembre voto del Consiglio Comunale sul nuovo regolamento di Polizia Municipale. Bitonci precisa che nel pacchetto non saranno inseriti gli artisti di strada, per loro regolamento ad hoc in giunta la prossima settimana. Sarebbe stato anche non solo impopolare ma anche ingiusto confondere l'artista di strada con altri fenomeni come quello dell'accattonaggio.
Governatori sul piede di guerra per i tagli annunciati per quanto riguarda la sanità. Zaia nel corso della giornata ha fatto sapere a Renzi che si sarebbe messo di traverso sulla sua strada, poi è arrivato un tweet da parte di Palazzo Chigi che precisava alcune cose. Zaia quindi è rintervenuto, ha detto: prendiamo atto della puntualizzazione del governo e del fatto che si andrà dunque a tagliare la spesa dove le forniture costano dal 100 al 600% in più che nel Veneto. Attendiamo fatti e non tweet, comunque vigileremo fidandoci notoriamente poco degli annunci di questo governo, sono le parole di Luca Zaia. La cronaca adesso con un incidente mortale che è costato la vita a un'anziana in corso Stati Uniti, è stata travolta da un tir in corsa. La Jeep di Antonietta Baggio è rimasta così capovolta per un'ora, la donna incastrata dentro tra le lamiere, già priva di vita. È morta sul colpo nello schianto contro un tir. La dinamica dell'incidente accorso ieri sera in corso Stati Uniti pare sia chiara. La squadra incidenti della Polizia Municipale ha effettuato tutti i rilievi. Antonietta, 85 anni, originaria di Due Carrare, era alla guida della sua automobile. Non ha rispettato lo stop e nel tentativo di mettersi in corso Kennedy con la sua auto è stata falciata dal tir. Tutto in una manciata di secondi, l'auto sbalzata ad un metro di distanza si ribalta e Antonietta rimane intrappolata nell'abitacolo. Alcuni automobilisti si sono fermati per prestare i primi soccorsi sul posto, anche i sanitari del 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Il conducente del tir è sotto shock, ma non ha riportato ferite. Sul posto la polizia ha bloccato l'accesso e deviato il traffico per circa un'ora. Inevitabili le code che si sono formate in tangenziale direzione Bologna. La situazione è tornata alla normalità soltanto in serata. 13 anni fa il terribile attentato alle Torri Gemelle, questa mattina commemorazione delle vittime sotto il monumento di Libeskind. L'inno statunitense e la bandiera a stelle e strisce che sventola a fianco il tricolore. Alle porte contarine, commemorazione delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001. Sotto il monumento di Daniel Libeskind, che racchiude una trave del World Trade Center, le autorità hanno voluto ricordare la vicinanza tra i due popoli e la comune lotta al terrorismo. Minaccia che, come ha precisato il console americano Christopher Wurz, ci riguarda da vicino. La lotta al terrorismo continua. L'Italia sarà al fianco degli Stati Uniti per difendere persone innocenti. In questo momento l'attenzione si è alzata in molte parti del mondo. Sono momenti difficili. Il rischio dunque è alto, ma l'impegno rimarrà costante. Questo è il messaggio che arriva da Padova. Gli Stati Uniti contano sull'Italia. E a margine di questo evento il sindaco Bitonci ha rilanciato l'idea che aveva lanciato qualche mese fa di fare i sermoni all'interno delle moschee nella lingua del paese dove sono ospitate le moschee, dove sono ospitati gli imam. Si sono svolti oggi in Congo, nella cattedrale di Bakavu, i funerali delle tre religiose, due venete, barbaramente uccise nella notte tra domenica e lunedì dalla furia omicida di un 33enne di Kamenge. Le religiose saveriane sono state sepolte nel cimitero dei missionari accanto ad una loro consorella. Sabato, ospedaletto Euganeo ricorderà Suor Bernadetta, che era proprio a servizio della missione in Africa, a rischio ora anche proprio la missione stessa di Kamenge, dove è rimasta solo una suora del gruppo. Adesso parliamo di politica con il congresso della Lega Nord, mancano ormai poche ore, sabato allo Sheraton, ho fissato l'appuntamento, c'è un terzo candidato alla segreteria provinciale, si tratta del sindaco di Cittadella, Giuseppe Panna.
Diciamo che la mia candidatura è una candidatura indipendente da tutte le varie correnti, chiamiamole così, interne alla provincia di Padova. È chiaro che è partita allora da un gruppo di militanti che mi hanno chiesto, i militanti della Lega, io mi considero in primis un militante della Lega, vogliono ritornare padroni di questo movimento. Giuseppe Pan scioglie le riserve aggiungendosi agli altri due candidati per la segreteria provinciale della Lega Nord sabato il congresso. Il sindaco di Cittadella parla di candidatura indipendente anche se appare evidente che il suo è il nome forte per contrastare Gerry Boratto, espressione tosiana del partito. Ad appoggiare Pan questa mattina c'erano Massimo Bitonci, Roberto Marcato, il capogruppo a Palazzo Moroni Favero e la passionaria Mariella Mazzetto che per aggiungere un po' di pepe al confronto ha fatto sapere di considerare Tosi un amico, ma i tosiani solo, citando le sue parole, dei caregari. Pan dice di avere la ricetta giusta per ricucire lo strappo interno al partito. Sarò il confermato segretario provinciale di comunque non espellere più nessuno, di riportare i militanti al centro della politica. Chiare le richieste al candidato fatte da Roberto Marcato. Uno, che rientrino subito immediatamente i militanti espulsi ingiustamente nell'ultimo anno. Due, io voglio stare in un partito dove non ci siano più militanti che io definisco molluschi armati di telecamere e di cellulare che vanno a fotografare altri militanti in comportamenti secondo loro non adeguati e denunciano fratelli padani presso le segreterie perché questi vengano espulsi. È arrivato il momento, come ogni giovedì, della solidarietà di Rete Veneta. Ciao amici, oggi siamo ad Olo. Non si vede neanche che ci sono bambini, guardate. Ce ne sono ben tre. Eccolo qua Michele. Ciao Michele, ciao. Ciao Sonia. Siamo arrivate. Sono abbastanza depressa perché lavoravo ma adesso non lavoro più purtroppo. Come mamma voglio dire che sono ancora più depressa di questo che sono perché malgrado tutto, cioè i bambini sono felici, contenti che sono a casa, però mancano sempre i soldi, necessità, ce ne sono tanti. Faccio il più possibile per tirare su questa famiglia ma alla fine è dura e non ce la faccio. Allora ragazzi, dai, prendete le borse, permesso, ecco le bollette, ecco, 182, 407 del gas, 182, scaduti da 3 mesi. Scusi signor Daniel, cosa sceglie tra tutta questa cosa che le piace di più? Sceglia pure la cosa che le piace di più, vediamo cosa sceglie. Prendilo, ai dolci. E tu Lucrezia cosa scegli? Prenditi anche tu qualcosa, quello che ti piace di più. I dolci! Più delle volte penso, ma se un giorno mi chiudono il gas e loro la mattina si svegliano col freddo, non hanno futuro in questa realtà adesso, il giorno d'oggi, non c'è futuro. No Sonia, questo è l'assegno dei telespettatori. Grazie mille a tutti quanti per la vostra offerta, per la vostra generosità e per un po' di felicità nostra e dei nostri bambini. Questa è la solidarietà di Rete Veneta. Noi adesso parliamo di una festa particolare al Nazareth. In 9 quest'oggi hanno compiuto 100 anni. Alle centenarie! Arrivare a 100 anni e oltrepassarli, forse il regalo più grande è stato proprio questo, per i 12 centenari che oggi al Centro Nazareth hanno festeggiato insieme il loro compleanno. Avere accanto la propria famiglia, amici e amiche di stanza e poi i volontari che riempiono le loro giornate costantemente. Lei gli ha dato un cartellino che deve vivere altri 10 anni. Perciò dal 2014 deve arrivare fino al 2024, poi si vedrà. Quanti anni compie? 101. Avrei mai pensato di arrivare a questa età, mai non avrei pensato. Sono venuta a 100 anni senza accorgermi. La grande festa si è svolta questo pomeriggio, musica, brindisi, ma soprattutto l'abbraccio caloroso dei propri cari e questa torta confezionata per loro dai pasticceri del carcere di Padova. Mi piace leggere, mi piace anche far qualche lavorino, perché per me è proprio come un passatempo, per me vuol dire molto. Mi va d'accordo con tutte, io voglio bene tutte,
e non dico mai a nessuno. E mi dite se è tranquilla. Tra i 200 ospiti del centro, gli ultracentenari, pensate, sono 60. Signore che mi deve essere utile a portare fin qua. Il centro ha voluto festeggiare anche l'apertura di un nuovo spazio che avvicinerà gli anziani del Nazareth ai bambini con un nuovo asilo nido. Un asilo nido che hanno dato uno sfratto qua vicino, 30 bambini verranno qua e poi ci sono i bambini di Suor Miria con i quali abbiamo sempre un collegamento e verrà anche dopo. Questa sera torna Focus a partire dalle 21.05 in studio con il nostro direttore Luigi Baccialli, i veneti schiacciati dalla crisi. Attendiamo anche i vostri sms da casa. È veramente tutto per questa edizione, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata.